Un caro saluto a tutti e benvenuti, ultima giornata del gruppo D, sesta giornata della fase A gironi per il Milan. Si tratta del decimo impegno europeo della stagione, gli impegni sono iniziati a fine luglio, si gioca. Ecco il tiro e il gol del Rijeka, battuto Storari, Rijeka in vantaggio, subito. Vediamo Alessietto, loro sono molto reattivi, molto pregni, molto intensi anche nella copertura del campo, nelle marcature. Cutrone, Cutrone, pallonetto, che bella occasione, se l'è inventata Cutrone dopo un bel lancio comunque di Zapata, grande aggancio di Cutro che ha fatto un gran lavoro e poi ha provato ad appoggiarla. Avrebbe anche potuto servire André Silva, ma insomma se l'è sentita di tirare ci ha provato. Adesso c'è la palla in avanti, il cross e il gol del 2-0. Bruciato paletta, Gavranovic è andato a raddoppiare, è andato a crossare Kvrzic. Loro sono partiti forte, hanno cercato come al primo tempo, partono forte e segno. Zapata da palla dentro a Loca, proviamo a dare agio al gioco con Calabria. Calabria va al cross, è un buon cross quello di Calabria, il colpo di testa di Cutro, la palla finisce alta, buona azione, buona azione. Si arrabbia Cutro, era un bel cross quello di Davide, lui ci ha provato, va bene. Adesso vediamo la punizione, vediamo Biglia. Biglia. E la palla esce di niente, vedi? Vedi, poi fanno i tweet, i fenomeni. La palla di Pulic entra, la tua esce, entra di niente, la tua esce di niente. E questo è un momento così, ragazzi. Anche Rijeka, meritandolo. Rijeka si è tolto la sua grande soddisfazione contro di noi, adesso sapendo che prima o poi, che succede, è successo tante volte nelle nostre stagioni, ci sono partite dopo partite in cui vedi godere gli altri, poi quando meno te l'aspetti tocca a te ed è quello il momento in cui la ruota gira, dobbiamo farla girare. Per il momento è tutto, grazie per essere stati con noi, 2-0 per il Rijeka, ciao a tutti e buon proseguimento su Milan TV.